Allora Sergio, senti, stare in un, dopo tutte le lotte che hai fatto per l'articolo 18, per non abbatterlo, stare in un partito che l'ha abbattuto, cosa ti fa provare? Io sono uscito dal Partito Democratico, Sì. peraltro per ragioni che non sono nemmeno riconducibili alle politiche del lavoro, che pure ho giudicato negativamente, a cominciare dalla cancellazione dei diritti. Quando si dice ci sono persone che non hanno diritti, e si dice una cosa vera perché è oggettiva, bisogna dare a queste persone i diritti, non togliere ad altri. L'unificazione al ribasso è un errore clamoroso. Ma fin lì avevo retto, sono uscito quando ho visto che non venivano rispettati più i valori di un partito che avevo contribuito a fondare. Perché se si accetta che si consumino atti politici sbagliati, come quello di far scegliere il candidato dal centro-sinistra e dal centro-destra, o si arriva a dichiarare concluse le primarie, prima ancora della commissione di garanzia che stava lavorando su dei ricorsi che poi si sono verificati, comprovati, avesse concluso la sua attività, vuol dire che era tutto deciso da prima, io così non ci sto. E senti, ricostruire un altro partito, come la vedi? Io Cioè, credo c'è che un la vuoto a sinistra, sinistra, sì, c'è un vuoto di vario grossissimo, tipo, ma quindi grosso. credo che la sinistra abbia bisogno di essere rappresentata, che però questo lavoro debba essere fatto rovesciando le modalità di un tempo, cioè dobbiamo cominciare a discutere dei valori. Ci sono tante persone che si dichiarano di sinistra, poi fanno cose che di sinistra non sono, a cominciare dal Presidente del Consiglio. Allora, discutiamo prima di valori, poi dai valori bisogna fare discendere dei comportamenti e delle azioni che siano coerenti con i valori, poi alla fine arriveremo a discutere anche di quale forma organizzativa serve. Se la sinistra comincia a discutere di chi deve essere il capo di un nuovo partito, non va da nessuna parte e finisce nei guai come è già capitato in passato. Allora, prima i valori, poi le politiche coerenti con i valori e infine la forma partito. È un percorso non breve, secondo me, però bisogna intraprenderlo. Ecco, come ho chiesto a Fassina, gli ho domandato, ma è dura mollare un partito? Specialmente un partito come il Sì, PD, insomma, che si porta per dietro. me lo è stato anche perché ho avuto l'avventura di essere uno dei 45 fondatori del Partito Democratico. Ho creduto moltissimo alla possibilità di unificare le culture riformiste, quelle cattoliche, quella socialista e marxista. Ho lavorato insieme agli altri per questo obiettivo. Poi quando ho visto però che i valori di quel partito si sono evaporati, ho pensato che fosse giusto uscire.